Gravity Rush della prima parte di gioco sa colpire grazie all'originalità della gravità applicata al gameplay e ad un fascinoso mondo di gioco, ma nella seconda metà si patisce la ripetitività delle missioni, ricalcanti sin troppo gli obiettivi delle prime. Il tutto rimane gradevole, ma lo schema svolazza ora a destra, poi a sinistra, combatti contro nemici nevi, si ripete senza comportare differenti applicazioni della gravità. La sensazione è quella di avere per le mani un'idea di gioco notevole, dal grande potenziale, ma sottosfruttata. Le fasi platform, se davvero di platforming si può parlare, poggiano sullo spostamento in volo, a mezzo della gravità, tra una piattaforma e l'altra. Le sezioni sono molto semplici e, da tenere in conto, ai fini della meccanica, c'è la sola gestione della barra d'esaurimento della gravità, da sola non in grado di spingere il gameplay verso particolari vette di profondità. Il combattimento è altrettanto poco profondo e funge più da spezzamento della routine del volo che rimanere protagonista. Il parco mosse a disposizione di Kat è comunque più che sufficiente e variegato per battersi contro le schiere di nevi. I nemici appartengono appunto tutti alla famiglia dei nevi, caratterizzati dunque da punti deboli nelle capsule, presenti in discrete tipologia, ma tutti da fronteggiare con i medesimi approcci strategici. Mancano boss fight degne di tale nome, troviamo solo dei nemici più grossi e con più capsule di quelli ordinari, ma che non propongono alcuno schema differente da quelli tipici degli scontri comuni. Il free roaming tra i vari quartieri della città, decisamente affascinanti ed articolati, non propone altro che sfide a tempo o a punteggio, ripetendosi anch'esse negli obiettivi. Nessun locale è visitabile e i cittadini con cui interloquire sono pochi e si limitano a ciarlare senza sbloccare alcun tipo di quest secondaria. Il setup e la risposta dei controlli è ottimo. I sensori di movimento della console si rivelano ideali per immediatezza nel facilitare la mira nei piccoli spostamenti e le mosse affidate allo sfioramento del touchscreen, schivata e scivolata. Non fanno rimpiangere il mancato supporto dei pulsanti, sensibilità al tocco sempre reattiva. L'unico appunto è da muovere alla telecamera che nelle situazioni più convulse sbaglia occasionalmente inquadrature automatiche, facendo venir meno una lettura immediata della scena e richiedendo un costante posizionamento con la levetta destra. La smemorata e graziosissima Kat, in coppia col misterioso gatto Dusty, risultano un duo protagonista gradevolissimo ed in contrapposizione ai palestrati e sboccacciati eroi odierni. La coppia è amabile, specialmente dagli appassionati di animazione giapponese. La trama, dalla natura estremamente fantasiosa, contorta, evocativa e surreale, ha viaggi di dimensioni e di cultura orientale e si presta a cervellotiche decriptazioni. E nella prima parte, grazie alla scoperta dei personaggi principali e al clima di gioco affascinante, sa invogliare a scoprire di più. Tuttavia sul finale perde mordente, con personaggi che cominciano ad avere il sapore di cliché e mancando di tante troppe risposte per potersi ritenere soddisfatti. Tutto resta in sospeso, invocando sin troppo un sequel. La cosa che colpisce, oltre all'originalità della gravità e che risulta determinante nella creazione del feeling col gioco, è lo stile grafico in cel shading scelto. Superbo! Così come gli ambienti che vanno dalle articolate vie della città alle mistiche atmosfere delle dimensioni che visiteremo. Bellissimi e stilosissimi dialoghi a fumetto, con la simpatica trovata dell'interattività muovendo la console. Tecnicamente, Gravity Rush è fra i titoli più positivi dell'avvio di PSP Vita. Unici difetti degni di nota sono riscontrati in sporadici rallentamenti, alcune compenetrazioni poligonali, ma soprattutto in tempi di caricamento eccessivi. È triste constatare come nelle sfide in caso di errore risulti più veloce decidere di completare la stessa e riprovare, piuttosto che interrompere la gara in corsa e selezionare dal menu ricominciare. Con un campionario di musiche orchestrali, il sonoro si amalgama perfettamente al magico mondo di gioco e alle situazioni proposte. Piena di fascino la lingua, dalla fonetica franco-nipponica, appositamente inventata per Gravity Rush.
le circa 15 ore necessarie per completare la storia, Gravity Rush dà tutto ciò che poteva dare per via del discorso di ripetitività fatto in precedenza. Peccato che gli unici motivi inclusi nel prezzo per reinserire la cartuccia di gioco siano quelli di tentare di migliorare il risultato delle sfide o provare a perlustrare ogni angolo della città, priva di qualsivoglia altra attività oltre alla ricerca delle gemme. Inclusi nel prezzo, fin dal lancio del gioco, un buon numero di DLC a pagamento, capaci di allungare l'avventura di un'altra manciata di ore. Gravity Rush, da primo nuovo brand Sony destinato a PSP Vita, è fra i titoli più significativi e meritevoli disponibili per la neonata portatile di casa Sony. Nonostante si avverta un certo senso di incompiutezza nell'implementazione della gravità, la vera e propria novità del gioco, che gli impedisce di fare quel salto nella schiera degli imperdibili, Gravity Rush è un gioco da consigliare caldamente a chiunque cerchi di qualcosa di fresco, con stile e anima giapponese.